Questa sera vediamo, facciamo una lezione particolare in cui il corso di Fusecchi e quello di Tesugi vengono mischiati, perché vediamo la partita tra Bai Boxiang e Hirata Hironori, giocata al mondiale amatori in Giappone un paio di settimane fa. Anzi, questa è una partita esattamente del primo giugno. E la vediamo perché c'è un commento di un professionista coreano e quindi riporto quello. E poi su questa partita vediamo alcuni Tesugi che sono stati giocati e due o tre problemi di Fusecchi, per sempre sulle posizioni della partita. Con nero è Bao Xiang, che è cinese. Che grado sono? Settimo dan tavola. Esattamente. Bao Xiyang è il 7 dan e Hirata invece è ottavo dan perché ha già vinto due volte il mondiale. Dovesse vincerlo una terza volta, diventerebbe nono dan. Il cinese ha 20 anni, il giapponese ne ha 84. Il cinese era in bianco, nero? Nero. Quindi, 84. Vabbè, se sta diventando tanto tanto Ha avuto tanto tempo, sì. Però per andare a fare questo mondiale ha dovuto fare il torneo di qualificazione e vincerlo, per cui non è che è andato lì perché si sia ammirato. Sì, non è consueto. Allora nel commento viene detto che Bianco gioca qui per usare questa pietra, cioè combatte sfruttando Non è troppo larga come estensione. questa. È vero che Nero può magari invadere in mezzo, però ne soffrirà questa. E sta qui comunque è difficile da catturare perché è alta. Anche perché questo è uno squeeze play, no? Sì, però così ti autosquizzi anche. No, intendo Cioè quella una del pinza, bianco, sì, questa è intendo. una pinza, se Nero dovesse invadere qui si autopinzerebbe. Sì. Per cui, insomma, non dico che non si possa fare, ma è un combattimento Dove come si un po'. chiama? Non mi ricordo come si chiama. Qui abbiamo di fatto uno dei Tesugi che abbiamo studiato. La posizione in cui ci si arrivava era diversa, di solito era bianco che invadeva qualcosa di nero, però questo cross cut con una pietra in posizione qui è una cosa che avevamo visto qualche lezione fa. Mi me la ricordo, mi ricordo il coscatto. Era dare a tari e poi estendere. Per cui c'è do a tari. E vabbè, non mi faccio catturare io Sacrifichi la come pietra che nero. era mentre. E poi estendo. E dunque, perché questa qui sarebbe sbagliata? Perché non ottiene molto. Diciamo che adesso nero, secondo la sua convenienza, può fare varie cose, ma supponiamo che vada proprio solo Sì. per il pietra. Così, così, così. Questa comunque è catturata. Sì, cioè quella sì. Nero si è stabilizzato, in questa partita questo un po' ne soffre. Sì, è E è vero, quella vero taglia che di nuovo. Bianco forse così cattura questa, ma continua ad avere un po' di E questa è tagliata fuori, intanto, ansia. No, quasi. beh, insomma, non ha poi tutti questi problemi, però insomma, soffre, quello è sicuro. Quindi a tari di estensione. Allora, la cosa migliore da fare. È questa. Dai a tari. E poi. Ah, questa non l'ho vista. Dai a tari e poi sali. A questo punto minacci la cattura di questa in scala, ma minacci anche di scendere e tagliare fuori questa qua. Nero viene qui. Bianco prende la scala, nero sale, bianco scende, nero cattura e adesso mossa fondamentale che
perché temo che lui abbia visto l'incidente, ma tanto ha l'aria di saperla. Cosa deve giocare bianco? Penso che bianco debba salire qua, perché se bianco non sale qui, a questo punto, cioè il bianco soffre del grosso problema che non riesce a fare la scattura a scala se nero viene qua, perché gli sta anche dando la tara. Allora, bianco vorrebbe poter giocare due cose, vorrebbe poter giocare qui e vorrebbe poter giocare qua, però ne può giocare una sola. Che e quindi bisogna stare a vedere cosa vi conviene. Supponiamo che giochi là, questo è un grosso problema. Caspita. Solo così ed è isolato. Bianco deve salire e a questo punto nero cosa fa? Io la spacco, visto che erano i due punti in cui voleva andare il bianco, gioca un altro punto in cui voleva giocare il bianco. Beh. Direi di sì, anche perché quello ha il grosso vantaggio che taglia fuori questa pietra e lavora molto bene con questa. No, però è una sotto, io avrei giocato in terza riga. Dove avresti giocato? Lì, io avrei giocato lì. Ma io ho quella sotto. Questa mossa attacca questa. Dove? Qua. Qua. Con quella sopra. Con quella, quella sopra. Quella. Dove? No. Sì, anche qua in realtà. Anche questo no, mi sembra un buon punto. Sì? Sì, copre bene. Però il bianco si può estendere ancora, è salvo nel termine, dovrebbe essere salvo. Non so, io sto pensando invece se giocare con qui. Sì, anche. Però non so. Comunque torna quel quadrato lì. Sì, però bisogna pensare perché... Forse se gioco qua, a questo punto bianco gioca così. E quindi nero cosa fa? No, ma il bianco secondo me gli è salvo, quindi... Devi pensare a un'estensione che protegga, secondo me, un po' quell'angolo lì, ma che mantenga la connessione qua. Se questo nero, gruppo non è ancora salvo. Se nero gioca qui, bianco cosa fa? Cioè, se qua, se gioca qua, secondo me non può spezzare la connessione il bianco. Quindi pensare... Però non fa... Sì, però... Questa è questa premia, bianco probabilmente qua, non so. Non ma so bianco quante, può giocare. Non so cosa ottenga se viene su, perché nero sale. E vedi, è taglia. No, però così, vedi, bianco taglia. Se nero sale. Il bianco continua a tagliare. Vedi, il nero muore qua. Muore, cioè, magari muore. No, però ha dei suoi problemi. Ha dei problemi, se invece la mette qua. Ma serve poco quello. Non dà tanto fastidio all'angolo di bianco. Infatti, quella? Gioca lì. È stata quella la mossa che ha giocato nero. Adesso, bianco, in partita va a cercare di vivere nell'angolo così. Sono però, secondo il professionista che ha commentato, non va tanto bene. Cioè, sarebbe stato meglio uscire appoggiandosi qui. E qui ci sono un paio di possibilità. Una è questa. Aspetta Paolo un attimo. Lui bianco ha giocato così. Sì. Cioè, perché il commento è non va tanto bene perché cioè. Perché si fa chiudere dentro. Sì. E crea una forte barriera del nero. Sì, si fa, esatto. E comunque quando ti fai chiudere dentro così, poi dopo devi preoccuparti anche di vivere. Qui ci devi continuare a giocare. Mentre se invece esci, hai meno problemi da quel punto di vista. E cerchi anche di tagliare. E poi vai a fare... Sì, ma c'è anche poi un valore strategico, nel senso che delle pietre circondate fanno questi punti e basta. Delle pietre che escono poi faranno qualcosa nel resto della tavola. Cioè queste comunque fanno qualcosa per anche qui. Fossero state tutte circondate da pietre nere, no? Avrebbero fatto qualcosa qua. Ma no, è per questo che è importante uscire. Comunque, come sarebbe potuto andare avanti con nero che viene qui, bianco che torna indietro, nero che deve uscire per le ragioni e se perché sono dette. Bianco è tornato indietro? Beh. Perché non l'ha messa su? Non ha tentato di stendersi verso l'alto?
questo punto va fuori da... No, va. E poi si estende dopo. Sì, adesso c'è il pericolo. Cioè bianco, si conti bianco, ha fatto due rosse. Beh, ma nero che gli tolgono libertà. Non qua va a prendersi l'angelo, rischia di andarsi a prendere. Difficile da dire, ma... Mi vengono in mente un po' di considerazioni. Una che vabbè, nero così inizia a fare del territorio in terza linea, che comunque è tanto. Dopodiché questa è più o meno sente e ti separa. La sente perché adesso la scala non funziona. Nero così può uscire. Quindi magari bianco deve giocare qui. Poi nero viene qua, adesso bianco taglia. Comunque ci sono pure dei tagli. Quindi, cioè bianco ha giocato ben due mosse in cui la risposta di nero gratuitamente gli ha tolto libertà. Però cioè non sta di fatto che però a questo punto lui manda in Atari il nero deve perdere un tempo, a quel punto può giocare quella che ha giocato in partita, intanto però si è anche esteso. Questa è la lì. Però sai, una volta che... Però guarda che qui il bianco non sta bene. Sì. Cioè il bianco qui comunque non può tagliare. Perché c'è la cattura. Ah, ma poi qui mangia. No, qui non mangia niente. Scusa, perché nero cattura, bianco cattura. Ah, no, bianco. Cioè è comunque un combattimento un po'... Insomma, dove nero fa tanto,